Buongiorno ragazzi, penultimo giorno della settimana scolastica. Anastasia, dove sei? Non ti vedo. Allora, io e Anastasia abbiamo deciso che oggi in pausa pranzo dove andiamo, amore? Dove andiamo? A mangiare al ristorante cinese. Vanessina, vuoi venire anche tu? Ciao. Sei sicura? Sì. Ok, quindi Anastasia, ci vediamo alle 12:30 e andiamo a fare la pappa dai cinesi, va bene? Buona scuola a tutti. Ciao. Later. Bentornata, amore. Ciao. Dove sei? Io ho una fame micidiale. Tu? Anche tu? Sì. Sei contenta che andiamo fuori a pranzo? Sì. Eh? Sì. Mi dispiace che Vanessina non è voluta venire. Poteva venire con noi anche solo oggi. Lei si diverte a scuola in pausa pranzo perché gioca con i compagni. Però per un giorno poteva anche venire con noi a mangiare. Vabbè, fai niente, vorrà dire che ci mangeremo tutto noi. Andiamo? Mm-hmm. Ho famissima. Siamo arrivate a far la pappona. E ho una fame che mi mangio anche te. Io adesso mi mangio te. No, amore, di qua non si può entrare. Prova, ma non credo. È chiuso. Una volta si poteva, adesso non più. Spingi? No, andiamo. Dai che andiamo a prendere il posto. Ora, amore, stai già ordinando? Allora. Ti ricordi come si fa? Questo è solo da bere. No, questo è solo da bere. Allora, per ordinare il cibo. No, bere, dov'è? È questo il bere, però questi sono i vini. Dov'è? No. Per quello per bambini. Tu vuoi l'acqua? No, è statè. L'estate? Aspetta, eh. Ok, abbiamo trovato le bevande dei bimbi. L'estate. L'estate. Io che sono fatte. È giusto, clicca uno. Bravissima. Adesso torna indietro. Ma? Sì. Ok. Hai fatto uno. E io l'acqua. E io niente, non bevo vuoi, io. L'acqua? Io voglio l'acqua naturale. Questa. Vale, questa? Sì, ma sei... No, una. Ma sei bravissima, eh? Hai che... No, ho sbagliato. Era da tre. Okay. E adesso ordiniamo da mangiare, ok? Mi dici cosa vuoi, voglio fare questa. Allora, siamo sul cibo. Io cosa voglio? Devo leggere bene, amore. Adesso interrompiamo un attimo la ripresa, okay. Scegliamo il cibo, ok? Poi vediamo. Voglio questi, uno. Quelli alla carne? Sì. Allora, se vuoi quelli alla carne, diciamo, non li prendiamo. Sì, sì. No, no, perché poi io quelli alla carne allora, non li mangio, qua, io carne non ne mangio qua. Qui. In via. In via. Ok. Ma andiamo adesso. Se andiamo a lavare le manine? Dai. Devi andare in bagno, amore. Ah, dove corrite? Ani. Una dondolatina. Spingo, ma guarda che non siamo alle giostre qui, mica ti posso spingere dentro il bagno, lì c'è il bagno, eh. Dai, dai, amore, che arriva da mangiare. Andiamo a lavarci le mani. Ah, ti piace a te questo tavolo? La prossima volta veniamo in tanti e chiediamo il tavolo rotondo, va bene? Devi far pipì? No. Non c'è sapone, guarda, vai nell'altro. Oddio, mi dire che anche il sapone c'è solo di sera, come di Shao Mao. No. Ah, devi essere un pochino più forte. Senti, com'è andata a scuola stamattina? Prima mezza giornata, bene? Sì. Hai scritto tutto? Sei stata veloce? Sì. Guardate, che bello. È bello questo bambino, eh? Bello e grandissimissimo. Ciao. Ciao. Andiamo a mangiare, dai, che ci sarà sicuramente qualcosa già a tavola. Vuoi vedere? Scommettiamo? Facciamo una scommessa. Secondo te c'è da mangiare? No. Secondo me sì. Sì, c'è la zuppa. Ho vinto io. Guardala. Ho vinto io. Buon appetito. Grazie. Hai visto quanto cibo è arrivato? Eh? Arriva subito. Diosa. Tuoi. Signorina, tutto tuo. Vuoi assaggiarli con la soia? No? Amore, te l'ho detto che era bollente, panino fritto. Attenta. So come fa. Fammi vedere come lo hai infilzato. In realtà si usano diversamente le bacchette. Tipo, ecco, brava così. Guarda che ti cade perché è troppo caldo, io lo so. Ma aspetta. Aspetta, mangia il resto, si raffreddano. Ce la stai facendo? Si sono raffreddati un pochino?
poi arrivano anche quelli al vapore. Mm? Mm-hmm. Sei contenta di essere venuta fuori a pranzo con la mamma? Come? È la prima volta che siamo solo io e te. È vero, è la prima volta che siamo solo io e te che andiamo a pranzo fuori insieme o a cena. Quindi ti sta piacendo? Lo rifacciamo? Com'è la zuppetta? Mm. Buona amore, buona. Brava, che ti fa tanto tanto bene. Mm-hmm. I panini al vapore, finalmente. Sì. Mm? Qual è la cosa che ti sta piacendo di più? Tutto. Questi. Sì. Questo. Poi quelli. E te. Tutto amore, tutto quello che hai ordinato, vero? Sono buoni questi panini? Sì. Dai amore, i baffetti. Oppela, nella zuppetta. Oh. A che punto siamo? Fammi vedere, abbiamo ancora un panino e un pezzetto fritto. Due panini quasi al vapore e tutta la zuppa. Buonissime, a calda. Sì, le ho già assaggiate. Lo sai che stai mangiando veramente, veramente bene, Anastasia? Hai finito quasi tutta la zuppa, tutti i panini, quasi, quelli fritti. Complimenti. Avevi tanta fame? Brava, tesoro, brava. Più brava di me. Siamo arrivati al dolcino. Cosa hai preso? Questo. Questo qui? Il gelato al cioccolato. Sei sicura? Ok, dopo dove andiamo? A bere un caffè dalla nonna? Sì, e poi andiamo. E poi tu torni a scuola. Va bene. Sì. È arrivato il gelatino, amore? Uh-huh. Ma è un pinguino? Sì. Al cioccolato? Uh-huh. Tanto buono? Dai, così poi andiamo a bere il caffè dalla nonna e poi ti porto a scuola, eh? Se facciamo in tempo andiamo dalla nonna, altrimenti no. Pinguino, dove è andata Anastasia? Perché non c'è più? Non lo so, non lo so, è Monella. Si nasconde sempre. Ma dove sei? Cosa ci fai qua vicino a me? Sei passata sotto il tavolo. Allora, non vuoi più mangiare il gelato? Perché? Perché è freddo. Secondo te il gelato era caldo? Anastasia, smettila. Sì. Credevi che il gelato fosse caldo? Mangia, mangia, amore. Ananas in agrodolce. Ma cosa fai? Hai mangiato un gelato e adesso ti mangio le patatine. Prova te. No, io no, io voglio andare se tu hai finito di mangiare. Pranzo finito! Cosa ti ha dato? E che cosa sono? Biscotti fortuna. I biscotti della fortuna. Uno per te e uno per Vanessa. Si chiamano biscotti fortuna. Perché dentro c'è un bigliettino magico. E chi fa fare quella cosa dove c'è scritto? Esatto. Che succede quella cosa, quella dove c'è scritto? Esatto. Poi succederà. Sì, sicuro, guarda, succederà. Senti, sei stata bene? Sì. Con la mamma, hai mangiato bene? Sì. Lo rifacciamo allora? Domani. Domani non lo so. Non tutti i giorni, sennò poi ci viene la nausea a mangiare qua. Eh? Un giorno a settimana, una volta alla settimana lo possiamo fare, ok? Domani no qua. Una giornata già piena domani, ultimo giorno della settimana, finalmente scolastica. Eh? Com'era il balletto? Siamo arrivati da nonnina. Dai, citofona. Arrivi? No, è troppo alto. Aspettami. No, Ani, si chiude. Cioè, tu non sei normale. Schiaccia. Non c'è un pulsante. Mi hai chiusa fuori, Anastasia. Sei arrivata. Non c'è un pulsante da qualche parte? Schiaccia. Non succede niente, schiaccia. Anastasia, non succede niente. Guarda che devi andare a scuola, schiaccia. Ma quanto sei proprio una polla. Polla. Ti sei spaventata, di essere rimasta da sola chiusa qua dentro. Schiaccia qui, va, polletta. No, quello sotto, Anastasia, sì. Madonna, ti sei spaventata, Ma certo, c'è un pulsante attaccato alla maniglia, quale vuoi che sia. Sarà una porta che si aprirà. E da dove siamo entrati noi? Da qua. E da dove usciamo? Da qui, yeah. Ancora.
Hai digerito il cibo? Eccoci. Nonna Elisa. Ciao. A few moments later. Ani, è quasi ora di andare. Stai giocando? Cosa hai costruito? Un recinto? Andiamo a scuola? Manca poco, eh? Va bene? Ciao nonna Elisa, noi andiamo a scuola, vero? Oggi fa freddo, eh? Sì, tanto. Sì. Ciao, noi siamo a casa. Eccolo che si blocca, amore. Ah, va, bellissimo questo ascensore. Ok, sei pronta per andare a scuola? Sì. Dai. Poi ci vediamo alle 4 quando esce anche Vanessa, così vi regaliamo il biscotto della fortuna, va bene? Allora tesoro, siamo davanti alla scuola. E il mio compagno. Sì, c'è un tuo compagno che anche lui sta aspettando che aprono il cancello. Ci vediamo alle 4:30. Però non dire niente a Vanessa se la vedi che le regaliamo il biscotto della fortuna, va bene? Mm? A dopo, buona giornata. 2 hours later. Oggi è stata una giornata super divertente con Anastasia, soprattutto quando è rimasta chiusa nell'androne di casa dei miei genitori. Adesso stanno per uscire da scuola, sia Anastasia che Vanessa, e diamo il super regalo alla Vanessina. Bentornata amore e ben ritrovata. Allora guarda, non sta più nella pelle, ti abbiamo portato un pensierino dai cinesi. Cos'è? Io non mangio più pane. Il biscotto della fortuna. Allora oggi siamo andati dai cinesi, abbiamo mangiato, poi siamo andati a bere il caffè dalla nonna Elisa e Anastasia è riuscita a chiudersi nell'androne delle scale da sola ed era in panico perché mi aveva chiusa fuori e non sapeva più cosa fare. Allora, concludiamo questo video con te, amore mio? Il video è finito, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao, al video di domani! Thank you.